Ciao, sono Francesco Cacciatori, proprietario del ristorante Albergaccio. Tranquilli, non avete sbagliato video. Invece che al ristorante ho preferito cominciare da un nostro fornitore. Spesso si parla di qualità assoluta, però qualità assoluta significa qualità globalizzata, uniformata. Ma a noi non interessa il meglio assoluto, interessa il meglio dal nostro territorio. Lui è Stefano Rossi dell'azienda agricola La Fornace di Colle Valdelsa. Ha già detto il nome dell'azienda, l'azienda che è La Fornace. Noi produciamo sia la cinta senese, il grigio della Montagnola Senese, che è un incrocio tra la cinta senese e l'Argiovite, e poi il cinghiale, sia maremmano che ungherese. È un allevamento completamente allo stato brado e i nostri animali mangiano esclusivamente prodotti non OGM, innanzitutto, e poi ricavati principalmente dalla nostra azienda. Ciao Stefano, Ciao a te, grazie. grazie a te, ciao. Fino adesso abbiamo parlato di campagna. Ora vi porto nel cuore del ristorante. Vi presenterò mia moglie, Sonia. Prego. Eccoci qua. Ciao, io sono Sonia, sono la cuoca del ristorante, ma davanti alla cucina da oltre 20 anni, insieme ai miei collaboratori e ora anche insieme a mio figlio. Come vedete sto facendo il pane che viene fatto giornalmente per il ristorante, sia il pane, la pasta, poi facciamo le conserve e una volta l'anno anche lavoriamo il maiale per fare i salumi che adopriamo nel ristorante. Per me questo non è solo lavoro e passione, ma è anche una filosofia di vita. La nostra storia inizia all'Albergaccio nel 1989. Precedentemente avuto un'altra esperienza in una trattoria, sempre qui a Castellina in Chianti. Appena abbiamo aperto qui abbiamo capito subito che la cucina toscana non si meritava quei tre o quattro piatti e abbiamo cercato subito di proporre una cucina che andasse un po' più a fondo nella tradizione toscana, nello stesso momento che proponesse anche piatti più nuovi, basandosi però sempre su materie prime locali, applicandoci ovviamente un po' la nostra fantasia. E appunto insieme alla tradizione però ci sono anche cambiate anche le esigenze delle persone, per cui abbiamo fatto menù vegetariani, menù per celiaci e poi per me la stagionalità in cucina è molto importante. Il nostro menù cambia ogni mese seguendo molto le stagioni, per cui ci sono sempre ingredienti nuovi. Quello che noi abbiamo è un patrimonio molto ricco. Qui proprio una selezione della nostra filosofia di cucina. I salumi, peccato non possiate sentire profumi, fatti tutti da noi, la nostra produzione. Il primo piatto tradizionale, i maccheroncini, come avete visto fare, fatti uno per uno a mano col sugo di anatra. Qui la parte più di fantasia, cioè l'abbinamento del carne di piccione, un po' amara, un po' selvaggia, con la parte dolce, i fichi. E adesso Pietro ci porterà il dolce. Anche questo piatto rappresenta la territorialità toscana, infatti vengono abbinate una crostatina di mirtilli selvaggi dell'abetone con un gelato alle fragoline di bosco. Il tutto viene accompagnato con una crema inglese alla vaniglia naturale. Questa è la nostra cantina. Abbiamo circa 320 etichette che stazionano in questo ambiente a temperatura controllata. Principalmente sono etichette toscane. Nella nostra lista abbiamo una buona rappresentanza di aziende biologiche o biodinamiche. Ovviamente questa non è soltanto una cantina, ma è anche un luogo per gli appassionati dove possono cenare in assoluta tranquillità, scegliendo vini direttamente dalle cantinette. Perché venire all'albergaccio? Per trovare la vera Toscana nel piatto. Prosit!